A lei la parola. Vorrei rispondere all'affermazione di Studer, che dice che è falso il fatto che il bilancio della banca non è conforme alle Swiss GAAP, dicendo invece che effettivamente il bilancio della banca non è conforme, per esempio, alle Swiss GAAP 4, che sono quelle che riguardano il rendiconto dei flussi di cassa. Infatti, a seguito di una campagna che stiamo facendo da 2 anni, contestando alle banche la modalità di contabilizzazione della creazione monetaria, proprio contestando la correttezza del rendiconto dei flussi di cassa, tableau des flux de trésorerie, che nel bilancio dell'anno scorso ancora appariva, però appariva in una forma che non rifletteva la creazione di moneta. Di fronte alla campagna che io assieme a Moneta Intera e altri abbiamo fatto per contestare questa errata contabilizzazione nel rendiconto dei flussi di cassa della creazione monetaria, la risposta della Banca Nazionale Svizzera e della Banca Centrale Europea è stata di sopprimere la pubblicazione del rendiconto dei flussi di cassa. Questa è la smoking gun, che non c'è veramente un desiderio di chiarezza, onestà nella pratica contabile, e non si riconosce che seguire le regole contabili, con varie eccezioni, non solo questa dei flussi di cassa, ma c'è anche un'altra eccezione, sono tutte messe nelle note al bilancio. Ci sono altre eccezioni alle Swiss GAAP che si è permessa la Banca Nazionale Svizzera, vuol dire esattamente non essere conformi a queste regole contabili. Grazie. Merci. D'autres interventions? Altri interventi sul rapporto, sulla relazione finanziaria? Non sembra che vi siano altre richieste.